Ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sputtanamento, ovviamente, come annunciato da Instagram. Il motivo per cui ho questi capelli è semplicemente perché stavo cercando di dare la caccia a una peregina, davvero, che cercava di fare il nido in camera nostra. A proposito di camera nostra, questa sarà la location ufficiale, anche se non è decorata, non è, insomma, definitiva, nel senso decorativo, però definitiva nel senso di postazione, quindi devo ancora appiccicare qualcosa. Vedete un accenno di comodino che però dovrà essere appunto decorato meglio. E niente, io e il mio fedele computer siamo pronti per sputtanare insieme a voi questa persona. Naturalmente toglierò nomi, cioè no, il nome Frank, perché comunque è un nome inglese, ci sta. Toglierò ovviamente tutti gli altri dati e le informazioni sensibili. Allora, iniziamo. Cosa accade? Il 10 agosto mi arriva un'email da questo Frank che mi dice, vi lascio lo screen qua, mi dice, leggo dal PC, salve, quindi molto, molto elegante, diciamo, rappresento la una società che realizza produzioni cinematografiche softcore ed hardcore all'estero, vabbè Frank. Stiamo reclutando aspiranti attori e attrici per un progetto innovativo. Due punti. Realizzare la prima produzione soft hardcore interamente realizzata con attori selezionati, tramite quale algoritmo non si sa, tramite il social Instagram. Quindi tutti quelli di Instagram vanno a fare gli attori. Vabbè, secondo la sua logica. La produzione infatti si chiamerà in questo modo, vabbè che non dico. Lei è stata scelta, che culo, in base al suo profilo Instagram dai nostri talent scouts. Chissà, non si sa. Se è maggiorenne, se vede proprio che questi mi hanno scelto così, cioè che non è che mi hanno scelto, ma hanno visto, diciamo, senza sapere l'età, e quindi non è che si sono andati ad informare, hanno visto, mi hanno scritto e ciao. Se è maggiorenne ed è interessata, il compenso sarà di 2.500 euro a scena, che non ci crederò mai. Tra parentesi, ogni scena dura 45 minuti circa. Chiusa parentesi. Per ulteriori dettagli ci contatti pure. Bla bla bla, tutti i dati. Ok, io la ignoro. 14 agosto me ne arriva un'altra. E vi ho fatto lo screen di quest'ultima perché l'altra l'avevo cancellata. E la stessa email. Pare fatta, come avete visto, insomma. E io non rispondo, cioè, tranquilla. Cosa succede? Attenzione, questa diciamo che era un'email, anche se ovviamente assurda, di lavoro, tra virgolette, no? Ecco, vi dico subito perché sto facendo casini col PC, wait. Il 15 agosto, il giorno dopo, l'ultima email appunto lavorativa, mi arriva un'altra email. Cioè, io il bello è che me ne sono accorta dopo, cioè solo ieri che era la stessa persona, motivo per cui ho deciso di fare il video, no? Dunque, mi arriva. Ciao, totalmente diverso, mi chiamo Frank, abito a città italiana, cioè quindi, ok, già, e sono un imprenditore di anni. Voglio farti una proposta intrigante e remunerativa. Sti paroloni. Io adoro... ne vado pazzo, è una pratica di quel tipo. Se accetti di ti pago 800 euro in contanti, addirittura sono disposto anche a raggiungerti, sono molto bravo e pulito. Pulito, attenzione. Se hai voglia di trasgredire e guadagnarci qualcosa, rispondi a questa mia email. In caso contrario ti chiedo scusa e ti prego di ignorare il messaggio. E io ci ho fatto un video sopra. Bene, ok. Se hai voglia di trasgredire, cioè se vede proprio che non sa niente di me, che sto per andare a convivere, che sono fidanzata, insomma. Ecco, vabbè, a parte quella di prima, se sei maggiorenne, vorrei ricordare. Ok, io questa email la faccio leggere a Massi. Vabbè, si nervosisce a morte. Vabbè, io gli volevo pure rispondere a questo. Non l'ho fatto, però io ieri questa email la faccio leggere a una mia amica, giusto per ridere, no? Cioè a Alessia, per ridere, e facendole leggere quella prima e quella dopo, perché io le ho detto, guarda,
C'è pure un'altra email che mi era stata mandata, leggi un po', ho visto che i nomi, cioè brava scema io, erano uguali. Allora che ho detto, non è possibile, ma è la stessa persona, c'è la stessa email, era la stessa email. Quindi questo qua, prima ci ha provato non una, ma ben due volte con la proposta lavorativa, e poi ha pensato bene, molto, molto furbo, tra virgolette, di mandarmi questa proposta privata. Che schifo, cioè che schifo assolutamente. Io ignorerò il messaggio, però ci ho fatto il video, quindi mi ha mandato poi l'email, cioè sì, l'email sulla mia email di lavoro, tra le altre cose, neanche di faccio il furbo, le scrivo in direct, quindi ciao. No, proprio sull'email di lavoro. Niente, questo in pratica era il video, vi ho messo gli screen qua. Ah, mi sono dimenticata, ragazze, perché sono passati un po' di giorni, grazie per il mezzo milione. Siamo arrivati, io non so come ringraziarvi, poi in queste condizioni soprattutto, se non facendo, ovviamente continuando a fare i soliti video, essendo me e tutto quanto, se non facendo le call you, che arriverà nei prossimi giorni, credo che arriverà a settembre, perché a casa ho appunto il telefono privato, posso chiamare da lì, qua invece il telefono appare se chiamo. Chi mi segue su Instagram sa anche che a casa mia alloggia un simpatico ragno, e spero che se ne vada. Vi metterò anche una specie di vlog, ho registrato qualche scena col cellulare giusto per, come posso dire, immortalare questo mio attimo di terrore perché sono aracnofobica. E niente, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, attenzione a queste mail, non fatevi ingannare, non rispondete, ma è proprio mo la routine deve passare, perfetto. E basta, non fatevi ingannare da queste cose.